È più facile soffrire di allergie alimentari se si vive in città. I dati sono di uno studio statunitense che ha coinvolto circa 40.000 ragazzi sotto i 18 anni. In città la prevalenza di allergie sfiora il 10% fra bambini e adolescenti, in campagna invece si attesta poco sopra il 6%. Una tendenza analoga è stata riscontrata con l'asma, più comune nei centri urbani che in campagna. La TAC, tomografia assiale computerizzata, è una tecnica diagnostica che sfrutta le radiazioni ionizzanti per ottenere immagini dettagliate di specifiche aree dell'organismo. Oggi, poiché le scansioni sono trasversali, non si parla più di TAC, ma di tomografia computerizzata. La tomografia computerizzata può essere utilizzata con e senza mezzo di contrasto. Si tratta di sostanze che, introdotte nell'organismo, assorbono più o meno intensamente i raggi X rispetto ai tessuti, contrastandoli artificialmente. L'iperidrosi è la sudorazione eccessiva ed è un disturbo che colpisce l'1,5% degli adulti. I rimedi non sono molti e non danno risultati permanenti, ma uno studio dei ricercatori della British Columbia di Vancouver dà qualche speranza con l'impiego della tecnologia delle microonde. L'apparecchio a microonde va a trattare zone cutanee circoscritte come il cavo ascellare. Vengono coinvolte sia le ghiandole responsabili della sudorazione, sia quelle che producono il cattivo odore. Promuovere la cultura della prevenzione diagnostica dei tumori. Si tratta di Oncolab, la collaborazione tra l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e Allianz Medical. Questo progetto è nato per fornire ai pazienti presso alcuni centri di Allianz Medical una corretta informazione sulla prevenzione delle patologie tumorali. Oncolab utilizza le più avanzate tecniche di immagine per individuare il tumore della mammella, i tumori ginecologici al colon retto, alla prostata e al polmone. Mele, sedani, uva, pesche, spinaci, lattuga, cetriolo, patate, cavolo, peperoni e fragole. Sono questi i prodotti che conservano i pesticidi anche dopo essere stati lavati e, se necessario, sbucciati. Le fasce di popolazione più a rischio sono i bambini e le donne in gravidanza. Secondo gli esperti, però, non è un buon motivo per privarsi di alimenti preziosi per la salute e la presenza di tracce di pesticidi viene compensata dalle proprietà benefiche della frutta e della verdura. È comunque fondamentale lavare bene frutta e verdura prima del consumo. 2.000 studenti di terza media sono stati seguiti per realizzare l'indagine Adolescenti e Alcol, voluta dall'Osservatorio Permanente Giovani e Alcol e dalla Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza. Ne è emerso che il primo alcolico si beve in famiglia. L'occasione di solito è un evento importante, un compleanno, una ricorrenza, un matrimonio, un capodanno. Il primo contatto con l'alcol per il 30% avviene tra i 6 e i 10 anni e per l'8% a meno di 6 anni. Allianz Medical, leader nella diagnostica per immagini, sostiene da oltre 2 anni l'ABSI, Associazione Volontari per il Servizio Internazionale. ABSI opera con oltre 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi, tra Africa, America Latina, Caraibi, Est Europa, Medio Oriente e Asia. Allianz Medical è impegnata per 13 sostegni a distanza. L'ultima iniziativa è stata il sostegno all'ospedale St. Joseph di Kitgum nel nord Uganda.